Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 8 di Deus Ex Human Revolution. E quindi continuiamo, credo che ci dobbiamo infiltrare qui dentro. Allora, cerchiamo di capire da dove mi posso infiltrare. Da qui sotto dove si va? Questa tizia che cosa fa? Niente, non gli posso nemmeno parlare. Vediamo. Ma parla in cinese, smettila di rompere. Oh, scusa. Eh no, non credo di qua. Devo trovare un modo per aggirare. Probabilmente devo andarci in modo sneaky, silenzioso. Sì. Ma da dove? Cioè, se faccio così mi ha ammazzato. Questa storia non ti riguarda. Vattene subito. Dove ti stai nascondendo? Devo trovare il modo di entrare. Qua c'è. Ah, forse da qui ci sono delle scale. Probabilmente da qui, guarda. Molto facile comunque. Di solito capire dove si entra. Mi sa che da qua. Eh sì. Eh sì. Sono nel posto giusto. Solo che. Mi sa che devo violare questa porta, vediamo. Viola. Ok, ce la faccio, della sicurezza 1, facile. Trasferimento. Diritto d'accesso, cosa fa il diritto d'accesso? Vediamo. Diritto d'accesso riduce 2 le valutazioni di tutti gli archivi. Ok, allora facciamo così, guarda. Aia, 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 mi sa che non ce l'ho fatta. Accesso Ah no, ce l'ho consentito. fatta, wow. Apriamo questa porta, vediamo cosa c'è di qua. Oh, c'è un condotto della reazione. E boh, credo che siamo nel posto giusto a sto punto. Sì, dov'è il segnalino dove devo andare? Non lo capisco. Ah, in alto mi dice. Allora, prendiamo la scala in alto. Qua c'è un'altra scala. Sì, a 16 metri, dice pure. 12. C'è qualche altro modo? Ah, forse su ste scatole così. Esatto. Saliamo. Continuiamo a salire. Ok, altro condotto di reazione. A posto. Vediamo, qua è con. Non si può fare. C'è una porta. C'è gente? No. No, ho sbagliato zona, mi sa. Vediamo che c'è qui, c'è il bagno, cosa c'è infatti? C'è il bagno. Ok, qua è da dove sono venuto, quindi probabilmente da qua. Oh, c'è qualcuno. Se c'è qualcuno che esca subito. Secondo me ti sei immaginato tutto. Che cosa? Blocchiamolo! L'ho È qua un sentito! problema, Vieni c'ho fuori! pochi proiettili. Dove sei? Dov'è? Ah, mi ha ammazzato. Ok. Stiamo attenti a questi due. Non ci avevo fatto caso. Ok. Ma no, da qui. Ah, ma dove mi ha fatto riprendere? Da qui, ok. Devo risalire. Risaliamo. Ok, saltino, saltino.
vogliono. Qua. Quanto selezione. Ok, da qui. Però ci sono tizi, siate. Blocca l'ascensore. Non ne ho idea, signore. Beh, cerca di scoprirlo. Quell'ascensore deve restare sempre libero. Il nostro specialista deve salire quassù il prima possibile per violare questo computer. Aspetta che finisca di parlare. Magari si spostano. No. Sì, si sono spostati. Adesso devo stare attento. Cos'è stato? Avvicina qua. Si avvicina qua, poi lo stordisco. Vai. Ok. Il primo l'abbiamo fatto fuori. Ah, sì, mi sa che però me la prendo la pistola. Butto qualcosa, pazienza. Munizione di precisione. Butto il whisky. Che tanto mi fa ubriacare ogni volta che lo prendo. E non fa capire niente. Ecco un altro stordito. Ok. La pistola è forte comunque. Se non hai munizioni sulla revolver, tipo al momento che non ho le munizioni mi serve. Ok, posiamolo per ora. Che c'è qui? Una birra, boh, probabilmente poi la ributterò perché. Ah, ci sono tanti tizi qua. Ma questi come li faccio fuori? Proviamo a non farci vedere. Ah, mi ha visto? Dai che non mi ha visto. Andiamo. Chiudiamo. Ah, ma non posso far così. Boh, nel frattempo lui ci cerca. Andiamo qua, vediamo che c'è qui. Magari si posso andare avanti. Ah, no, credo c'è la macchinetta, non potevo spostare, vabbè. Sì, dove era prima. E allora vediamo di passare di qua, perché vado a riammazziamo. Mi sa che devo saltare qui, sì. Dai. Ok. Violiamo questo computer. Speriamo che non passi nessuno. Viola. Ma qui è enorme. Allora. Andiamo di qua e di qua. Riduzione. Spam. Riduzione qua. Cioè dovremmo fare accesso consentito. Ok, perfetto. Autosalvataggio SG Phoenix. Ok. Avverti Pritchard, Malik. L'hacker che ci ha attaccato si fa chiamare Windmill. Vero nome Harry Van Bruggen. La Bell Tower è stata incaricata di arrestarlo. Arrestarlo o ammazzarlo? Non importa. Ha scoperto che lo stavano cercando ed è sparito. Dobbiamo trovarlo. Vicino a dove ti ho lasciato c'è un knight chiamato Ibe. È rinomato presso chi bazzica il mercato nero. Se l'olandese vuole scappare, quella è la prima fermata. Farò due chiacchiere col proprietario. Ok. Allora. Quindi. Quanto butto qualcosa perché potrei prendere il virus che può essere utile. Munizione pistola, no, era la, tipo la beer. No, era una granata. Ah no, qua la beer. Rilascio. Ok, prendiamo questi vir. No. Porca miseria. Prendiamo questi virus. Ok, perfetto. Vediamo se ci riusciamo di non farci riscoprire. Qua ci sono ancora i tizi, sicuramente. E infatti. Vediamo di non farci scoprire. No, qua c'è la camera da letto. Vabbè, ora vediamo che c'è. Non c'è nulla. Qua ci sono una pistola. Qui c'è un'altra camera da letto. Ah, qua c'è un condotto di reazione. Magari riusciamo a uscire da qui. Sì. Almeno non abbiamo meno rotture di quegli agenti là.
Ma non riesco a spostarlo questo. Facciamo così. Qua c'è un altro. Si continua. Vediamo se. No, sono tornato indietro. Allora, non mi vedere. Non mi vedi. Ok, non mi vedi. Perfetto. Ok, prendiamo l'ascensore. Ah, ma non era rotto? Boh, si è aggiustato da solo così. Ok, qual è il nostro obiettivo ora? Vediamo l'obiettivo. Caccia al hacker. Penetra nel nightclub Hive. Sono riuscito a identificare l'hacker. Ah, ok, dovevo andare là perché forse sta cercando di scappare. Jensen, un piccolo dettaglio prima di entrare nel live. Il nome del proprietario è Tong Si-Hung. Tong è il cognome. Stando alle voci dovrebbe essere della triade. I signori della mafia cinese. Che meraviglia. Non potevo chiedere di meglio. È mastidissimo, le faccio. L'olandese non è un fesso. Siamo entrati nella sua stanza sicura, ma non siamo riusciti a decidere. Allora, vediamo se faccio così. Forse devo far così. Perché in pratica dovrei uscire da dove sei entrato. Perché qua se no trovo i tizi qua. E guardi, vediamo se c'è qualche via alternativa. Che altrimenti è un problema. È di qua, infatti. Aia, qua c'è un tizio. Stiamo attenti. Ora lo stordiamo. Sa, preso. Buonanotte. Ok. Buonanotte a te. No, lì c'è un'altra guardia, stiamo attenti. Allora, stiamo attenti a sta guardia. Spero che qui è da qui che devo andare per scendere, perché sennò non vedo alternativa. Ok, stordiamo pure lui. Perfetto. Oh, di qua c'è una scala, perfetto. Ok, sì, di qua si scende, perfetto. Eh sì, perché sennò devo ammazzare le guardie là, mi sembra strano che quello. Essendo un gioco tutto stealth. Oi Max! Di passaggio? Ok, andiamo a live. Ah, devo violare. E violiamo. Viola. Allora, vediamo. Facciamo così, vediamo cosa riusciamo a fare. Già mi ha scoperto. Devo perdere tempo, se no non ce la faccio. Vabbè, ce la dovrei fare. Accesso fatto. Consentito. Ah, buono, fai bene. Anch'io ci andavo, però diciamo che per ora non posso andarci più. Ma non perché stream, altri motivi, diciamo. Ma appena posso mi ci riscrivo e ci vado anch'io. Fa molto bene. Vabbè, sì, ci sta. Ma qui dove devo andare, quindi? Di qua? No, mi sa che ho sbagliato, perché così esco dall'area. No. Oh sì. Forse sì. No, in realtà no, non ho sbagliato. Meglio così. Il mio amico Les non paga mai al live. Ok, entriamo in questo nightclub. Mi hanno detto che live è il posto dove andare da queste parti. Basta che non ci sono problemi, fatemi entrare diretto. Senza la tessera non posso lasciarti entrare. Stai dicendo che devo pagare per entrare in questa bettola? Abbiamo una reputazione da mantenere.
Non posso far entrare chiunque. Solo quelli che pagano. Niente soldi, niente festa. Vuoi entrare o no? Paghiamo. Tieni. Ti ringrazio. Questa è la tua tessera personale. Benvenuto a Live. Vedrai che il nostro club ti piacerà. Ma diciamo bene, Max. In questi giochi che non sono il gioco principale del canale potrebbe andare un po' meglio, però vabbè. So che Deus Ex è un po' di nicchia. Però vabbè, non mi interessa, lo gioco comunque. Ah boh, in caso te lo ricordo io. Che cosa posso portarti? Allora, vattene, chiedi di Tong, bevi. No, chiedi di Tong. Sto cercando Tong. Tutti cercano Tong. Prova nella sala VIP, al piano di sopra. Ok. Proprio così, tranquillo, me l'ha detto. Sto Tong in teoria è uno dei capi della triade, una cosa del genere. Comunque sta con la mafia cinese. Allora, saliamo. Quindi nella sala VIP, qui dovrebbe essere. Bodyguard si butta fuori. Ah, qua è Tom. O credo sia lui. Lavori qui? Sì. Diciamo di sì. Bene. Ce la faccio bruciato. Ah, sì? Beh, spiacente, Guaido. Ma Tom Si Hong non riceve visite oggi. Senti, non ho attraversato mezzo mondo per sentirmi dire di no. Fai un favore a entrambi e dimmi dov'è. Se no, ti incazzi e sfondi qualche parete con quegli innesti che ti ritrovi. Questo posto non si chiama Alveare per nulla. È pieno di api operaie pronte a fermarti in qualsiasi momento. Comunque, che vuoi tu dal signor Tom? Cerco un tizio. Uno specialista informatico, Harry Van Bruggen. Lo conosci? Mai sentito. Ti ha fregato la ragazza? Ti deve soldi? Ha mandato all'aria un lavoro e ora fugge dalla gente che l'ha ingaggiato. Ma tu lo sapevi già, perché un uomo come il signor Tong non assume idioti. Ed è qui che vengono quelli come Van Bruggen quando hanno bisogno d'aiuto. Smettila di farmi perdere tempo e portami da Tong. Guarda che è il contrario, ragazzo. Tu sprechi il mio tempo. Van Bruggen è un giocatore di serie B. Tong sa chi è, ma non gli importa. Ha ben altro di cui preoccuparsi. Allora, insisti. Ovviamente non capisci la gravità della situazione, quindi portami da Tong prima che perda la pazienza. Circoscrivi, e ti aspetti che ci creda? Van Bruggen ha fatto incazzare un pezzo grosso e dubito che Tong ignorerà una cosa del genere nella sua città. Consiglia, se Van Bruggen è ancora sotto il vostro radar, allora Tong è parecchio in ritardo. Posso aiutarlo a recuperare, ma solo se condividiamo le informazioni. Questo. La gente sulle tracce di Van Bruggen lavora in campo internazionale. Se non è ancora sotto il vostro radar, allora Tong è parecchio in ritardo. Posso aiutarlo a recuperare, ma solo se condividiamo le informazioni. Mai mentire a un bugiardo di professione. Van Bruggen è l'unica novità in città. Lo sai tu, lo so io. Quindi naturalmente anche Tong lo sa. Non puoi dirci nulla che non sappiamo già. È un problema locale di Ensha. Niente guaio. Considerati fortunato. Come forestiero, non sapresti comunque che pesci prendere. Insisti, qualcosa mi dice che non ti voglio molto a genio, eh? Allora lascia che ti spieghi cosa devi fare. Prima mi fa entrare, prima Tong mi sbatte fuori da qui e prima scompare dalla tua vista. Fammi il piacere, sono stato sull'isola abbastanza a lungo da sapere che Van Bruggen non può andarsene senza l'aiuto di Tong. Deve trovarsi da qualche parte a Ingsha Bassa. E Tong può dirmi dove. Ho mezzi e contatti di cui nessuno sa nulla, più alcune risorse personali. Il tuo boss può solo guadagnarci. Ma solo se mi permetti di incontrarlo. Diciamo io questo. Essere un forestiero può diventare un vantaggio. Ho mezzi e contatti di cui nessuno sa nulla, più alcune risorse personali. Il tuo boss può solo guadagnarci, ma solo se mi permetti di incontrarlo. Forse Van Bruggen doveva chiedere aiuto a te, al posto di venire qui. Ma si è risolto tutto. Gli abbiamo trovato un rifugio sicuro.
A proposito, non mi hai ancora detto chi sei o per chi lavori. Dici che vuoi Van Brugge, ma quando ti chiedo il perché, tu fai orecchie da mercante. Ho un sacco di motivi per non fidarmi di te. Insisti, non ti sbarazzerai di me facilmente. Sono stufo di girare a vuoto. Questa è l'ultima volta che te lo chiedo. Dov'è Tong? Diresti di tutto pur di liberarti di me, vero? È impossibile che Tong possa tenersi Van Brugge per molto. Morirebbe entro una settimana. Tong con lui, a meno che qualcuno vale a dire a me, ridiriga l'attenzione. Presto. Tutto ciò che voglio da Van Brugge sono informazioni, le stesse informazioni che i suoi nemici stanno tentando di insabbiare. Quindi se Tong mi permette di vederlo ora, a lungo andare si semplificherebbe la vita. Sempre tutto questo. Tutto ciò che voglio da Van Brugge sono informazioni, le stesse che i suoi nemici stanno tentando di insabbiare. Ma quando avrà confessato non avranno più alcun motivo di perseguitarlo. Se Tong mi permette di vederlo ora, a lungo andare si semplificherebbe la vita. Vorresti attirare l'attenzione della regina Drago su di te al posto dell'olandese? Roba da non crederci. Ok, puoi vedere Tong nel suo ufficio, al piano inferiore. Dirò alle api di farti passare. Oh, finalmente andiamo a parlare con Tong. Scendiamo. Sì, hai ragione. Lo posso saltare, perfetto, no, così non perdiamo tempo. Allora, come ci vado? Ok, da qui. Restricted area. C'è solo della birra. Boh, in un nightclub che vuoi trovare? Se non solo birra. Butta fuori. Quanto è brutto però. Cosa c'è di qua? Ah, c'è l'ufficio di Tong. Ma era lui, ah, lo immaginavo che era lui. Ah sì, non gli frega niente. Tanto ormai mi sono fatto amico qua, il capo della triade. Aia, mi sono chiusa la porta in faccia. Allora, ma lo immaginavo che era lui stesso. Hai visto? I panda hanno scazzato al quarto inning. Tanto vale buttare i soldi nel cesso. Tu sei Tong. Capisci soltanto ora. A quanto pare non sei. Ma l'avevo detto all'inizio, sali sopra e ci c'è Tong. E poi decido cosa dirti su Van Brugge. Industrie Sarif ti dice qualcosa? Industrie Sarif? Quella compagnia americana che tempo fa è finita sui giornali. Siete ancora in affari? Non dovremmo. Guarda le notizie. Le società di biotecnologia cadono come pere in questi giorni. Specialmente quelle che producono innesti. Van Brugge è nelle unità di Alice Garden, capsula 301. Tana per ratti, ma può tornare utile. E mi raccomando, lascialo nelle stesse condizioni in cui lo trovi. Altrimenti? Fatti tuoi. Ma quegli innesti che ti ritrovi potrebbero finire ad addobbare qualcun altro. Aia. Mi vuoi morto. Ah, mi ha dato i 1000 crediti. In pratica i 1000 crediti che ho pagato all'inizio me li ha ritornati, me li ha rifundati. Mi ha fatto il refund. Vabbò. E qua cosa ci sono? E ci sono pure crediti qua ancora. Ok, 383. Vabbò. Mi ha ridato i crediti. Dai, gentile. Allora, qual è il nostro obiettivo? Incontrati con Van Brugge alle unità di valigia Garden. Malik, avevi ragione. Alice Garden. Tong sta aspettando Van Brugge. L'ha nascosto nelle unità di Alice Garden. Ecco, lo Alice. Sapevo. Un hacker capace di penetrare firewall avanzati sarebbe una grande risorsa per la triade. Anch'io sono alle unità, Jensen. Ti creo qualche interferenza? No, è inutile che rischi. Te ne vai già, maciste? Forse ti converrebbe andare a fare un giro al bar e prenderti un drink prima. Chissà, Bobby potrebbe avere qualcosa per te. Bobby? Il barista. Quello vero, insomma. Contrasta, mi sembrate tutti uguali, magari darò un'occhiata. Contrasta. Oh, certo, scusami. È difficile distinguere un tirapiedi dall'altro. Siete tutti uguali, ragazzi. Attento a come parli, Guailo. A meno che tu non voglia crepare prima di levare la ruggine dai tuoi innesti all'ultima moda. Sì, sì, sì. Ma boh, sono degli innesti, non sono armi, no?
Diciamo che sono un cyborg qua, tipo tra virgolette un cyborg, però abbastanza normale. C'ho gli innesti tipo per vedere attraverso i muri, la visione notturna, che rare, non c'ha gli innesti tipo le armi. I nemici c'hanno tipo degli innesti del genere, c'è delle... A boh che... Aspetta... Ok... se tu non hai visto l'inizio, lui era morto e praticamente l'hanno ricostruito da zero. Ti dico solo questo in pratica, perché sennò dovrei dirti un sacco di cose. Cioè, ti devi seguire tutto, sennò è un casino spiegarti tutto. Ci sono comunque i video su YouTube, se un giorno vuoi anche passarci, anche giusto per capire linea di massima, non per forza di guardarli tutti. Li ricarico anche per quello, perché magari qualcuno poi si interessa e vuole recuperare tutto. Allora, quindi andiamo da questo Van Bruggen, vediamo che c'ha sto hacker. Allora, anche magari se tipo che so c'hai dei momenti vuoti, non sai cosa fare, sei in treno, cose del genere, prendi e ti guardi un video, che ne so. Non per forza il mio, in generale. Io penso anche per quello li ricarico. Penso in questo modo. Allora. Jensen, me ne stavo andando. Cosa ci fai qui, Malik? Ti avevo detto che ci avrei pensato io. Lo so, io non ho fatto nulla. Devi credermi. Van Bruggen è tutto tuo. Aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va. Che succede? Che ci fai tu qui? Non è niente. Insomma, una ragazza potrà avere qualche segreto. Insegno, non penso che il capo sarebbe felice di vedere il suo pilota migliore ficcarsene guai. Incoraggio, non perdere la testa. Preoccupazione, c'è qualcosa che ti preoccupa, si vede benissimo. Metto questo. Certo, però c'è qualcosa che ti preoccupa, si vede benissimo. E questo preoccupa me. Allora? È solo che stavo cercando qualcosa. Per un'amica. Lei non meritava di finire in quel modo. Continua. E va bene, visto che sei così curioso. Molti anni fa vivevo qui, te lo ricordi? Avevo un'amica, una carissima amica, Evelyn. Era come una sorella per me. Insieme ci divertivamo un casino. Poi c'è stato un incidente. Lei è morta. Mi dispiace, Malik. Aspetta, Jensen, fammi finire. Pensavo di aver superato questa cosa, ma... Lo so che non è stato un incidente. Lei è stata uccisa, assassinata. Da quel bastardo del suo ragazzo. Ne sono sicura. Ho sempre saputo che era un poco di buono, ma lei non ha mai voluto ascoltarmi. Calmati, Malik. Se la tua amica fosse stata assassinata, la polizia l'avrebbe scoperto. Ci sarebbero state delle indagini. Appunto, non ci sono state indagini. Hanno detto che era caduta dalle scale, come se fosse stato un incidente. Ma le sue ferite, il modo in cui è morta, non quadrano. Le prove sono qui, nell'esame delle tracce di sangue. Le tracce di sangue? Hai letto il rapporto della polizia? Sì. Un amico me ne ha lasciato una copia in un'unità. Ascolta, so che ti sembrerà una pazzia, ma penso che abbiano insabbiato tutto. Devo soltanto provarlo. Se riuscissi a mettere le mani sul rapporto dell'autopsia, quello che nessuno ha mai visto, troverei la verità. Solo che... Perché ho la sensazione che mi caccerò nei guai? Senti, Jensen, mi dispiace. So che la nostra priorità è Van Bruggen. E so di averti detto di essere in grado di badare a me stessa. E solo che... Più ci penso e più mi rendo conto che non è vero. Io sono soltanto un pilota, non un dannato poliziotto. Però devo scoprire la verità. Ma no, tanto è una missione secondaria. Mi dispiace, Malik, ma non io andrò diretto tempo. Sulla torre. Mi hai detto tu sulla storia. Ora è Van Bruggen. Capisco, però ti prego, Jensen. Se dovessi cambiare idea, il mio contatto lavora alla clinica Limb di Anxia Bassa. Lo potrai trovare all'interno, vicino all'ingresso. Malik. Ascoltami. Digli solo vita e morte danzano in un gioco di appuntamenti e lui penserà al resto, ok? Non ti chiedo altro. Mi dispiace. Ora devo andare. Ho lasciato una copia del rapporto della polizia, i dettagli su Evelyn e il contatto alla Limb nella capsula 009. Ti chiedo almeno di leggere tutto. Chissà, forse cambierai idea.
Scusa, non è per essere stronzo, però le missioni secondarie sono un po' una rottura in questo gioco. Ne ho fatta una. Preferisco andare dritto alla storia. Allora, dobbiamo salire le scale perché è là sopra che dobbiamo andare. Cioè, come si sale? Da qui? Ok, qui ci sono le scale. Devo salire ancora. Aspetta che qua c'è un po' di... Un'altra caduta fatale dal tetto. Dovremmo trovare un'altra scala tipo per salire. Queste sembrano tipo molto punk, queste due ragazze. Lavoratrice si chiamano. Civile. Boh, certo che sembra punk. È un gioco cyberpunk, mi sembra ovvio che sembra dei punk. C'è il genere, un cyberpunk. È ovvio, vabbè. Okay. Fuori dai piedi, non sei mio tipo. Non essere Van Bruggen. Di piacere, Van Bruggen. Esatto. A fare con te i tuoi amichetti di Detroit. Detroit? Ah, ok. Ora mi ricordo. Lavori per Sarif. Eri lì quando ho staccato la spina. Quindi c'eri tu dietro tutta l'operazione. Luck, amico, soltanto luck. Peggior scelta della mia vita, accettare quel lavoro, come puoi ben vedere. Hai attaccato la mia gente, Windmill. Se vuoi uscirne vivo, ti conviene dirmi cosa sai. Accuccia, bello. Non ho nulla a che fare con quella troia integrata che mi ha ingaggiato. Specialmente da quando ha deciso di eliminarmi. La donna che cerchi è Zhao Yuntu, direttore generale della Tai Yong Medical. Tai Yong Medical? Sono i maggiori concorrenti delle Sarif. E come credi che lo siano diventati? A Zhao non piace competere, capisci? Quindi usa hacker, ricatti ed estorsioni. Qualsiasi cosa pur di vincere. Senza offesa, ma Sarif è soltanto l'ultimo di una lunga fila. Hai in mano qualche prova? C'è un filmato di videosorveglianza nella torre Tai Yong. L'ho salvato su un server nel caso avessi avuto bisogno di una piccola polizza. Non è il posto migliore dove nasconderlo, considerato che non lavori più lì. La faccenda è precipitata prima che potessi muoverlo. Ma ora ci penserai tu. Ovviamente non puoi semplicemente entrare. Per usare la navetta della Tai Yong ti servirà un badge aziendale codificato con i tuoi dati biometrici. Fammi indovinare. Ora mi dirai dove trovarne uno. Ehi, mai essere impreparati. C'è una guardia della sicurezza appassionata di femminucce. Alloggia all'hotel Hongwa. Ultimo piano, stanza angolare. Fa irruzione, ruba il badge mentre gioca al dottore e riportamelo per codificarlo con i dati biometrici del tuo passaporto. Ero lì quando hai ammazzato quella talpa, Van Bruggen. Perché dovrei fidarmi? Non hai altra scelta se vuoi quel filmato. Mettiti al lavoro, mascellone. E non distrarti troppo a guardare le porcate. Ruba un badge a una guardia della T. Un badge, in teoria si dice badge, credo. Ma si dice badge. Forse in italiano lo dicono badge, ma credo che si dice badge. Comunque, qua finisce l'episodio 8 di Deus Ex Human Revolution. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, lasciate like. Passate alla descrizione dove c'è il canale Twitch dove faccio live tutti i giorni. E se volete entrate nel canale Discord, dove ci sono, vi arriva una notifica per le live, potete parlare con gli altri ragazzi, eccetera, eccetera. Ciao, al prossimo episodio.